Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha voluto prima ammirare il quadro del Caravaggio, il seppellimento di Santa Lucia, poi di corsa alla scuola di via Calatabiano a Siracusa, intitolata da oggi ad Eligia Ardita, che in grembo portava Giulia quando venne uccisa dal marito. Storia di donne in un'Italia dove la legge sul femminicidio deve affiancarsi ad un percorso culturale. È una legge già importante, soprattutto il codice rosso è un simbolo per tutte le donne. Certo, al di là dei miglioramenti che noi potremmo fare, devo dire che tanta attività viene svolta anche dal Ministero dell'Interno, tant'è che noi abbiamo proprio un fondo di solidarietà per le vittime. Si potrà fare sicuramente meglio, ma dobbiamo operare anche in termini culturali, di modifica proprio nelle scuole. Ma le madri e i bambini non perdono la vita solo tra le quattro mura domestiche vittime di violenza, ma anche a poche miglia dalle coste italiane. L'Italia pensa di fare qualcosa anche per loro? Ovviamente non si possono accettare morti in mare, quindi non deve accadere, quindi noi dobbiamo contrastare quella che è questa tratta di esseri umani. Per fortuna l'argomento è stato messo all'ordine del giorno del Consiglio europeo e si sta comprendendo finalmente che c'è bisogno di una maggiore responsabilità e condivisione di attività da mettere in campo.